Siamo con un ospite graditissimo, cara Paola. Lui è padre Enzo Fortunato, stamattina qui con noi in veste di coordinatore generale dell'iniziativa bellissima di cui abbiamo già fatto cenno stamattina, un'iniziativa storica, vero Paola? Sì, buongiorno padre Enzo, benvenuto, ben trovato. Buongiorno, un pace e bene, brava gente. Allora, questo pomeriggio ci sarà l'incontro di Papa Francesco con i bambini. Innanzitutto, che aria si respira nell'aula Paolo VI? Beh, è un'aria di festa, sono in atto i preparativi, c'è un grande mondo che starà accanto a Papa Francesco, si stanno preparando i bambini dello Zecchino d'Oro, ma soprattutto i tantissimi volontari. Per darvi un numero, oltre 350 volontari da tutto il nostro paese. E poi nei circuiti nazionali e internazionali stanno arrivando le immagini degli arrivi agli aeroporti, degli arrivi con i treni, le partenze. È qualcosa di straordinario, l'entusiasmo. Addirittura tutte le sedi regionali italiane stanno mandando nelle rispettive regioni le partenze dei bambini che dalle 5 stamattina fino alle 11:47, dove arriverà l'ultimo treno, quello internazionale, stanno partendo. Insomma, davvero una grande, grande festa, un grande, grande messaggio di pace. Mi viene proprio spontaneo di dire che una giornata simile in un momento complesso come quello che stiamo vivendo sullo scacchiere internazionale sia davvero una cosa di cui avevamo profondamente bisogno. Sì, quando con Papa Francesco e Aldo Cagnoli, nelle conversazioni che avevamo nella preparazione di questo testo, so che l'avete fatto vedere, l'enciclica dei bambini con la sua prefazione, dove a un certo punto dice: cari bambini, sappiate che come papa e nonno farò di tutto perché possiate vivere in un mondo bello e buono. Bene, lì è maturata l'idea di questo incontro. E mai avremmo immaginato, purtroppo, che si stagliasse in un momento drammatico della storia, dove i bambini sono protagonisti, purtroppo, dell'odio e della violenza. Le immagini dei bambini rapiti nel conflitto tra Ucraina e Russia, le immagini dei bambini uccisi nel conflitto tra Gaza e Palestina, bene, noi questo non l'avremmo nemmeno immaginato, le parole per esprimere il dolore, il vocabolario italiano non ce le offre, purtroppo, perché davvero rimaniamo senza fiato. Ebbene, in questo momento l'incontro con i bambini, e Papa Francesco davvero in questo caso è stato profeta, perché oggi i bambini, io ieri sera nell'incontrarli ai Santi Apostoli, nell'aprire questo momento, un bambino di casa mi ha detto: ma noi vogliamo bene ai bambini di Israele. Ecco, questa è la misura dell'incontro. E poi ci sarà il tema del rispetto dell'ambiente, perché è stato quello il motivo che ha portato all'incontro. Quindi oggi sono i due grandi temi che saranno affrontati. Come dicevi, padre Enzo, ieri hai avuto modo di incontrare, sono i primi arrivi, le delegazioni straniere nella Basilica Romana dei Santi 12 Apostoli, e quindi i primi bambini stranieri sono arrivati. Ma si parla anche di una notizia rimbalzata, quella del video che alcuni bambini della parrocchia latina della Sacra Famiglia, l'unica cattolica nella striscia di Gaza, hanno inviato per ringraziare il Papa e per salutare anche gli altri bambini presenti. Sì, è arrivato come una carezza di Dio questo video dei bambini di Gaza, che hanno detto: Papa Francesco, prega per noi, e noi vogliamo dire ai nostri coetanei che stanno lì, dite a Gesù di far smettere la guerra. Ecco, io credo che è un grande messaggio, è solo la bruttezza e l'insensibilità non permettono di accogliere questo invito, ecco.
Padre, la giornata di oggi, oltre che molto intensa, sarà molto articolata. Ci vuole dare un sommario di, ecco, degli appuntamenti che caratterizzeranno? Sì. Allora, intanto alle 12 arriveranno tutte le delegazioni straniere per una visita nella Basilica, nella casa, direi, di San Pietro, nella casa di Papa Francesco. E poi l'altro aspetto è dalle 1 in poi fino alle 2:30 l'ingresso nell'aula Nervi e poi i momenti che insomma parleranno i bambini dell'Australia, dell'Oceania, parleranno i bambini dell'Africa, parleranno i bambini dell'Europa, parleranno i bambini italiani, insomma tutti i continenti attraverso alcune espressioni tipiche, caratteristiche del continente stesso diranno qualcosa a Papa Francesco. L'arrivo del Papa in aula Nervi è previsto alle 15:30, ma probabilmente il Papa ci ha abituato alle sorprese, noi siamo pronti per accoglierlo già fin dalle 15 e poi ci sarà il momento cuore, il dialogo. L'evento può essere seguito, io mi permetto così con semplicità rimandare alla mia pagina Facebook, Padre Enzo Fortunato, e là sarei contento se ci fosse interazione, cioè domande, curiosità, e insomma ci saranno i miei collaboratori che risponderanno. Poi la lunga diretta di CTV Vaticano, la diretta di Vatican News e di Sat 2000, TV 2000, e poi il TG1, uno speciale in diretta sempre dall'Aula Nervi, dalle 15:10 fino alla fine dell'incontro. Quindi vi seguiremo, Padre Enzo, e come ha detto lei ci saranno sicuramente delle sorprese di fuori programma, quindi quando sì, il Papa incontra i bambini... È proprio 100%. Grazie. Grazie Padre, magari se siamo fortunati domani mattina le ruberemo qualche altro istante per ritornare sulla giornata straordinaria che vivrete oggi. Intanto le auguriamo buon lavoro e quindi a risentirci a presto. Buon cammino, ogni bene. Pregate per noi, eh? Grazie, assolutamente. Sì. Grazie, un caro saluto. Ed è un invito che estendiamo a tutti i nostri telespettatori, del resto il Papa ci ha abituato a chiedere preghiere per lui, lo fa sempre e noi non vogliamo fargli mancare il nostro supporto. E mentre chiedo alla regia di provare a chiamare un'altra preziosa interlocutrice sull'evento che avrà luogo oggi. Io ti farei una proposta invece, magari andiamo, vediamo se abbiamo ancora qualche foto a disposizione. Non volevo interrompere il flusso, anche perché Sor Vincenzina la vedo già in collegamento e potevamo proporre anche la grafica dell'evento di oggi che ha come dire, ben dettagliate tutti quelli che saranno gli appuntamenti della giornata. Suor Vincenzina sta litigando col telefono nel frattempo, la grafica di cui parlavamo è qui, è molto bella, ci sono due bambini che stanno disegnando sul mondo, sicuramente disegni di pace e come dicevamo è il programma ricco che caratterizzerà la giornata di oggi dall'arrivo dei bambini alla stazione San Pietro con la successiva visita alla Basilica e poi tutta una serie di altri appuntamenti che arricchiranno la giornata. Suor Vincenzina, ci senti? Sì, sì, vi sento. Buongiorno, ecco, sì. Ben trovata, come Ciao. Stai? Buongiorno, carissimi. Tutto bene, come stai? Bene, bene, tutto bene. Voi mi sentite? Sì, forte e chiaro, sei pronta? Se vuoi puoi mettere anche il telefono in posizione orizzontale, così che ti vediamo anche meglio. Vediamo. Bene così? Non hai... Però dobbiamo... Allora, rimaniamo in versione verticale, sì. Suor Vincenzina, perché altrimenti ti vediamo al contrario. È tutto pronto, ci siamo collegati da pochissimo con Padre Enzo Fortunato che ci ha raccontato gli ultimi ritocchi a quella che sarà una giornata straordinaria. Papa Francesco che incontrerà i giovani provenienti da 84 paesi, si parla di 6-7 mila bambini, quindi anche a te la stessa domanda, che aria si respira? Ma un'aria bellissima, i bambini sono emozionati perché alcuni di loro è la prima volta, no, che
sperimentano questo incontro ravvicinato con Papa Francesco. Ne sentono sempre parlare, però ovviamente vederlo, no? E quindi stargli più vicino per loro è una cosa molto, molto grande e importante. Ma è bello anche pensare che Papa Francesco davvero non lascia indietro proprio nessuno. E questo fatto di dover incontrare, no? Dei bambini, a cui molti pensano, no, che la parola di Dio sia indifferente, invece noi pensiamo che, e secondo l'intuizione di Papa Francesco, pensiamo proprio che sono proprio loro ad avere il contatto più vero e intimo con Dio. Quindi davvero un momento speciale, penso che sia un momento in cui davvero gli adulti debbano interrogarsi su questo, perché da loro si impara la volontà e il desiderio di capire cosa c'è, no? Oltre il senso della vita, oltre il nostro esserci su questa terra. Anche tu parteciperai all'evento alla guida, no, di un gruppo di bambini, vero? Sì, la nostra scuola si chiama Santa Chiara, andrà e saremo lì. Io li accompagnerò felici di essere con loro. Ho dovuto smanettare con il mio orario scolastico, però ce l'ho fatta, quindi sarò lì felice di esserci. Avete preparato qualche domanda per il Papa? Abbiamo preparato le domande, i bambini sono entusiasti, siamo in contatto con padre Enzo Fortunato che ci ha un po' avviato a questa esperienza, è stato lui a raccontarcela e a farci capire l'importanza, no? Perché ci sono delle fasce che ancora vengono trascurate nella catechesi. In quanto insegnante anche di religione, devo dirvi la verità, hanno domande profonde i bambini ed è giusto ascoltarle. E vi ascolteremo e vi seguiremo, cara Suor Vincenzina. Grazie. Bene, non vediamo l'ora in effetti di scoprire quello che succederà tra il Papa e i bambini. Noi nel frattempo ti auguriamo un buon proseguimento Sì. di giornata, di questa giornata davvero particolare, con l'augurio di rivederti e di risentirti presto. Ciao, ciao Sor Vincenzina. Grazie, grazie di tutto. A presto. Buona giornata. Attraverso le parole dei nostri ospiti mi è proprio venuta voglia, no, di almeno per qualche secondo vestire i panni di questi bambini che incontreranno il Papa e si troveranno proprio davanti a lui, le domande che avranno da porgli saranno davvero, Immagina ecco, che sì. energia, che elettricità che ci sarà. Anche solo essere lì a guardare quello che succederà sarebbe un privilegio, ma come detto, domani poi ritorneremo per parlare di quello che è successo.